Ecco, noi invece oggi queste storie, queste aziende di valori, questi imprenditori socialmente responsabili vogliamo farveli conoscere, a cominciare da Valeria Piccari, che è qui con noi, gli altri li conoscerete via via nel corso della puntata, titolare dell'Adria Plast SRL. Innanzitutto Valeria Piccari ci dica che cosa fa la sua azienda. Noi ci occupiamo di imballaggi di materie plastiche, un'azienda nata negli anni 60 da un'idea dei miei genitori e della nostra famiglia. E abbiamo un settore di plastica, dicevo, che si occupa nel settore alimentare, nel settore della meccanica e della moda. Ecco, senta Valeria, dunque, questa azienda è nata, se non sbaglio, a Sant'Arcangelo di Romagna, sì, per volontà di papà Valerio e di mamma Bruna fondatrice molto presente. La possiamo definire un'azienda marcatamente femminile? Vediamo anche perché. Certamente è un'azienda marcatamente femminile, a partire addirittura dalla mia nonna, ai miei genitori, mia mamma e mia sorella, e quindi è un'azienda che ha sempre avuto questa caratteristica femminile. Anche le dipendenti, abbiamo una gran parte di donne presenti in azienda, e rispetto a quello che è stata l'introduzione del programma, noi attuiamo proprio l'orario continuato per andare incontro a quello che... Adesso ci spiega bene come andate incontro. Bene. Quanti sono più o meno, per farci capire un po' le dimensioni e il numero dei dipendenti? Noi siamo sotto i 15 dipendenti, 15. Siamo 14 in totale. In maggioranza donne. Tutte donne, sì. Allora, voi avete adottato, lei e sua sorella Maria Gabriella, sì, uno slogan che ci è piaciuto molto: umanizziamo l'impresa, sì, il bene è contagioso. Che vuol dire? Vuol dire che comunque se si umanizza l'impresa si ha un bel clima anche all'interno, si lavora bene, si lavora meglio. Il bene è sempre ripagato, come dire, facendo, come si dicevo prima, questi momenti, questa conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Proprio questo perché, è un modo già di coniugare il motto, concretamente. Certo, per coniugare il motto è fare delle cose concrete all'interno dell'azienda, come per esempio attuare, applicare l'orario continuato a favore delle donne, perché comunque le donne che sono in prevalenza, come detto lei, nella nostra azienda femminile, hanno la possibilità nel pomeriggio di dedicare tempo ai loro figli, ai loro genitori, comunque hanno la possibilità di conciliare il tempo col lavoro. Ecco, questa è già una misura, no? Concreta a favore delle lavoratrici. Ce ne dà un'altra, un altro segno di attenzione al cosiddetto capitale umano? Ma noi ci siamo preoccupati intanto in questi momenti di grande crisi 2012, 2013, 2014, e lo ripeteremo anche nel 2015, un bonus fine mese di 100 euro da spendere per la spesa, per la grande distribuzione per l'alimentare. Quindi è un aiuto concreto a un bisogno, perché comunque i nostri ragazzi hanno tutti i problemi che hanno tutti all'interno della società.